Oltre a siamo questo, già 3.000 ed è un dato enorme, perché per Ancona 3.000 persone contemporaneamente a lavoro nello stesso posto penso che sia già una cosa molto importante. E 3.000 con questi 1.000 in più? No, già 3.000. No, adesso. Ormai Fincantieri, però la forza lavoro Fincantieri è praticamente quasi scomparsa. Stiamo continuando, non è vero, questo non è assolutamente vero. Scomparirà nel giro di 5 anni, 6 anni, scomparirà prima o poi, cioè con il fatto di non coprire turnover. No, noi abbiamo già assunto negli ultimi, dal 2011, più di 100 persone, forse è un dato che non appare, non vogliamo apparire. Tra gli operai? Tra gli impiegati, ormai, quello ormai è, parla, insomma, il cambio della parlare di operaio al mondo oggi, credo che sia... Io credo che la città, e noi facciamo assunzioni sul territorio, credo che parlare di lavoro e parlare di lavoro di livello, di qualificati, di impiegati qualificati, è già sicuramente una cosa a cui il territorio risponde meglio. Oggi questo tipo di lavoro è molto più difficile da pensare, possa essere ambito dal territorio. Sicuramente il lavoro da tecnico di qualità è molto importante, e noi abbiamo fatto 100 assunzioni per questo, quindi stiamo parlando del più alto segmento del medio piccolo, perché nel cruise questo è il medio piccolo, quindi immaginatevi cos'è il grande. Torneremo, adesso abbiamo un periodo in cui abbiamo questo cliente, poi abbiamo navi per Silver Seas e di nuovo navi per Viking. Quindi abbiamo un futuro nel 2027? No, 2023? Sicuro. Un bacino e una banchina capaci di fare navi da 100.000. Certo. Noi oggi questa è il massimo che possiamo fare. Vedete, la porta soli abbastanza, arriva oltre il bacino come prua, fuori dalla barca porta, quindi siamo alle massime. Quindi bacino e banchina praticamente. Abbiamo bisogno di un'altra banchina, perché adesso andiamo ad adeguarci, grazie all'autorità portuale, grazie a tutti, ci hanno dato permesso e ci adeguiamo con una temporanea banchina per mettere due navi in acqua, ma piccole. E se dobbiamo andare con un'area da 100.000 dobbiamo ingrandire il bacino, allungarlo e fare un'altra banchina vera per accomodare due navi di quella taglia. Ed è un impegno importante che la Fincantieri ha già intrapreso e speriamo che... Con tanto di progetto e tutto, insomma, c'è tutto già pronto. Tutto pronto. Manca solo... È anche pronto a investire la Fincantieri su questo importante cambiamento, e aspettiamo che tutte le istituzioni facciano parte. Speriamo che questa richiesta proprio locale faccia il suo corso, e le istituzioni, il ministero, la regione, il comune, tutti ci diano il supporto per realizzarlo. E come realtà ci siamo.